Allora, oggi, come avevo anticipato già settimana scorsa, avremmo dedicato l'intera puntata alla zona di interesse, per vari motivi che andremo a spiegare, di Jonathan Glazer, che è stato a Cannes l'anno scorso, quindi è un film dell'anno scorso, però è in sala in Italia da non molto, credo una settimana, e quindi potete vederlo tranquillamente in sala. E con noi c'è Giulio San Giorgio, il direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao ragazzi, è sempre un piacere venire a fare un po' il vecchio zio al salotto. Grazie Grazie dell'invito. a te, un piacere anche nostro. E dunque, dico subito che Film TV ha preso una posizione molto netta sulla zona di interesse, perché è uscito con una copertina dichiarandolo subito capolavoro contemporaneo. Tu hai scritto senza tema di smentita, noi siamo tutti d'accordo, però vorremmo sapere, insomma, da te perché capolavoro contemporaneo, cioè quali sono gli elementi, diciamo, innovativi, perché stiamo parlando comunque di un film che si inserisce in un filone che è quello del cinema dell'Olocausto, che è quasi un genere a sé perché contiene molti titoli. E quindi quali sono gli elementi che fanno pensare alla zona di interesse, ennesimo film sull'Olocausto, come un capolavoro contemporaneo? Ma guarda, secondo me è una questione proprio di evoluzione un po' dell'arte cinematografica, no? Nel senso che oggi il cinema ha una certa vocazione al didascalismo, alla semplificazione, alla chiarezza. Questo è un film che fa di questi caratteri tipici della contemporaneità, che se vuoi sono anche caratteri che sono un po' in risposta anche a un mondo, come dire, dove ci sono tante troppe rappresentazioni, un eccesso di punti di vista. Il cinema in qualche modo risponde da tempo a questa parte, sia un po' perché si è infantilizzato da un punto di vista produttivo, sia un po' perché, come dire, è dentro lo spirito del suo tempo. Questo mi sembra un film che riesca a essere con una chiarezza, una didascalia che è prima di tutto di dispositivo messo in gioco, un film che sta a guardare all'Olocausto in qualche modo facendo anche un bignami di tutte le teorie della rappresentazione, no? E della rappresentabilità della tragedia. Insomma, l'Olocausto è sempre stato uno dei punti cruciali per la teoria del cinema, ci sono state tantissime riflessioni sulla sua rappresentabilità, su quanto bisognasse raccontare, rappresentare o sull'impossibilità di farlo, no? Questo film trova in un dispositivo molto semplice ma al contempo molto radicale, vertiginoso ma al contempo iperdidascalico, una forma che in qualche modo esemplifica, no? Tutte queste teorie, nel senso che ci dice che l'Olocausto non può essere rappresentato. E infatti tutta la parte, diciamo, delle vittime è lasciata al fuoricampo e ci dice anche però, riuscendo a trovare comunque una sua flagranza attuale, che dall'altra parte c'è un regime di massima visibilità, quindi noi sostanzialmente nel film vediamo come in una sorta di grande fratello solo la vita quotidiana di questo gruppo di persone, capeggiate da Rudolf Voss, il capo del campo di concentramento di Auschwitz, che si fa la sua bella vita tranquilla, e in qualche modo, come dire, la scelta di questo dispositivo, cioè mettere da una parte l'ipervisibilità e quindi una sorta di regime della sorveglianza dove noi possiamo vedere tutto, dove tutto è sempre sotto gli occhi, sempre in controllo, e dall'altra parte quello che non si può vedere ci dice tantissime cose anche del contemporaneo, cioè in qualche modo a noi bastano le immagini,
e non ci si chiede cosa c'è oltre a S. E questa cosa parla anche di, non so, le bolle di informazione in cui noi siamo inseriti, tutto quello che insomma rappresenta un po' il pensiero tecnologico del tempo, no? In un editoriale che feci dopo Cannes, scrivevo, ricordavo, come dire, un grande classico che è McLuhan, no? Il medium è il messaggio. In fondo questo film ci mette di fronte al fatto che quel mondo lì è informato dalla tecnologia con cui è stato ripreso, no? Cioè tutto è sotto controllo, tutto è sotto il nostro sguardo. Possiamo vivere pacifici perché quelle immagini ci bastano e altrove però c'è qualcos'altro che, non essendo, come dire, fatto immagine, è qualcosa che non ci tocca. Ovviamente in questo senso poi qui entrano tantissime questioni, ma insomma ne parliamo con calma, ecco. Sì, no, questo cioè, è dato proprio una chiave di non solo perché capolavoro, ma innanzitutto perché contemporaneo, nel senso che tutti questi elementi ne fanno un film attualissimo. Per esempio, a me viene in mente il fatto che l'orrore vero sia fuori campo e che fondamentalmente noi lo sentiamo più che altro, quindi a me è capitato di innervosirmi per delle cose che sentivo durante il film, urla, spari, eccetera, che ovviamente non potevo vedere. E in qualche maniera, siccome in questi giorni sto leggendo un classico della critica cinematografica che è italiana, che è L'alieno e il pipistrello di Canova, mi è venuto in mente mentre leggevo quanto sono adatti quei discorsi per la zona di interesse, cioè i discorsi che parlano della crisi e della centralità dello sguardo nel cinema postmoderno. E in effetti Glaser mette fuori campo, quindi toglie dal visivo quello che è il vero orrore, quello che davvero conta di quella tragedia, che però noi percepiamo col suono, quindi non è che sparisca completamente, e mette in campo tutt'altro. E tutta questa lettura anche della bolla che dicevi tu è in effetti una chiave terribilmente contemporanea, diciamo così. Però Poi, una no, cosa. no, vai, Sì. vai. No, no, Vai volevo tu. solo aggiungere, poi ti lascio la parola, che questo mi ha fatto anche venire in mente quanto tu hai parlato di Grande Fratello, in effetti, insomma, da quanto si sa, è stato diretto un po' quasi da remoto, quindi riempiendo la casa ricostruita dietro Auschwitz, adiacente, anzi, di telecamere, di sorveglianza, effettivamente, dove questi attori vengono ripresi giorno e notte, tra l'altro dormono pochissimo, quindi c'è questo tema dell'insonnia, per cui tutti i membri della famiglia Oss quasi sentissero il senso di colpa, non riescono a dormire la notte, a partire anche dai bambini piccoli. E quindi a me ha fatto venire in mente anche, ad esempio, qui sul salotto si è parlato di post-realismo a proposito del Dau Project, che è stato un altro insieme di film molto trattato su Film TV, dove ci sono ovviamente delle differenze, però questo cercare di assumere il quotidiano anche dell'orrore, lasciando liberi le persone, gli attori di girare all'interno di un set, è un po' l'idea anche di Krasinski. Quindi tutti questi elementi ne fanno veramente un qualcosa di terribilmente contemporaneo, impensabile questo modo di girare l'Olocausto anche solo 20 anni fa, credo, no? No, ma questo assolutamente. Tra l'altro, insomma, sì, il film è stato girato con 10 camere sparse dentro e intorno alla casa, e la cosa molto interessante, appunto, queste camere erano gestite a remoto, cioè Glazer, il suo direttore della fotografia, erano, come dire, non erano sul set sostanzialmente. O comunque erano separati da questo. E la cosa particolarmente interessante è che i personaggi, quando si muovono nella casa, cioè il film è pieno di raccordi sul movimento, no? È come se uscendo da una stanza entrassero in un'altra stanza, escono da una camera, dallo sguardo di una camera, entrano in un'altra camera, no? Sotto lo sguardo di un'altra camera. E la cosa che fa Glazer al montaggio è una
è una particolarità, come dire, completamente anticinematografica e completamente invece televisiva. Televisiva nel senso proprio del reality show, nel senso che qualsiasi montatore sa che per fare un raccordo di movimento, quando un personaggio esce dal campo e entra in un altro campo, tu devi togliere dei frammenti, devi togliere dei frame per dare la naturalezza del movimento. Invece Glazer li lascia tutti questi frame, no? Proprio come se, infatti non so se ci avete fatto caso, ma l'entrata e l'uscita da delle camere, dalle stanze, dalle camere, non fa a meno di quei frame di passaggio che dovrebbero essere, garantiti da un montaggio, diciamo, naturalistico, no? Cinematografico. Sì, è. Quindi questa cosa ci dice anche molto di un rimarcare le soglie. No? Cioè, questi personaggi attraversano delle soglie, attraversano le soglie dello sguardo delle videocamere che li osservano, e quindi tutte queste soglie sono soglie interne, interne a un set. La soglia invece, come dire, più eclatante, che è quella del campo, non viene mai varcata. No? Quindi la grandezza di Glazer, a mio avviso, è quella di trovare un dispositivo tecnologico e un'idea proprio di cinema che è mutuata però da un linguaggio contemporaneo per fare una sorta di Bignami anche teorico e comunque per come dire, cogliere l'essenza dei problemi che hanno a che fare con la rappresentazione della tragedia. Queste soglie così rimarcate, sempre così interne, ci dà proprio l'idea di un mondo che basta a se stesso e, come dire, non può andare oltre l'altra soglia. Non è un caso che, come dire, l'unico raccordo di sguardo, forse in realtà ce n'è un altro, però il film l'ho visto solo un paio di volte, quindi questa cosa non ci ho fatto caso e ci dovrei ritornare sulla memoria, ma mi pare che l'unico raccordo di sguardo sia quello appunto di Oz alla fine, che guarda fuori campo, guarda un buco bianco nel nero, e lì vediamo i campi di concentramento nella loro attualità, curati da dei lavoratori che puliscono quello che oggi è un museo, no? C'è anche proprio una questione della museificazione della memoria, no? Cioè, Glazer fa un film che è un'opera d'arte, quindi un'opera di memoria sull'Olocausto e racconta le modalità con cui questa memoria viene tramandata oggi, senza giudizi morali, no? In questo senso, diciamo, è un po' complementare, opposto e complementare all'Austerlitz di Lodwitz, no? Io volevo entrare a gamba tesa proprio a proposito appunto del dispositivo, perché io pure il film l'ho visto un paio di volte e ci sono una quantità di dettagli anche tecnici che sono bellissimi da scoprire e riscoprire, ed andare proprio a, come dire, a sfogliare, a esplorare accuratamente. Però quello che mi stupì dalla prima visione, con le aspettative di un film monolitico, è trovare effettivamente delle deviazioni da questo dispositivo che secondo me sono piuttosto importanti nel film e che non lo rendono, secondo me, come dire, unicamente teorico. Cioè anche, io trovo anche un grande film di scrittura nella misura in cui riesce a inserire degli episodi anche prettamente umani di questi personaggi che sono fuori dal giudizio di etico, insomma, morale, però ecco, arricchiscono il film di una serie di sfumature che apparentemente un dispositivo così rigido, diciamo, apparentemente un dispositivo così rigido potrebbe non dare questo margine. Il primo esempio che mi viene in mente è la parentesi della madre di Sandra Hüller, che arriva, Suocera di Oz. esatto, completamente cosciente di dove si trova, di cosa succede dietro il muro,
addirittura parla esplicitamente di una donna ebrea per cui faceva le pulizie e che probabilmente si trova dentro Auschwitz e ne parla quasi ridendo, e poi le basta vedere un'immagine dei fuochi dei forni per decidere di andarsene. Cioè le basta vedere un colore, neanche un'immagine, perché noi lo vediamo riflesso alla finestra in una scena veramente magnifica del film, però ecco, le basta questo scarto e trovo che in realtà anche gli altri personaggi abbiano queste sfumature umane che sono probabilmente l'unica cosa che ritorna da Amis in maniera sostanziale, un pochino le oscillazioni mentali di questi personaggi. Chiaramente un'altra cosa che non mi aspettavo andando a vedere il film, che esce un po' dal dispositivo, è la fuoriuscita dalla casa. In generale le sequenze esterne, chiaramente le sequenze in camera termica, ma soprattutto la parte finale in cui Us fugge, se ne va dal campo perché perde momentaneamente il posto di comandante di Auschwitz e quindi si ritrova a Oranienburg in maniera assolutamente grottesca. Mentre ad una festa di gerarchi, la cosa a cui pensa è non cercare di, al solito, continuare a far carriera conoscendo le persone giuste, ma pensa a come poter gassificare tutti in delle stanze così alte, quali quelle delle ville in cui fanno le feste. E quindi ecco, quello che mi ha colpito e su cui, insomma, volevo sentire anche Giulio, anche voi, Dario e Ale, eventualmente, è quanto questo margine umano non vuol dire, ripeto, giudizio di qualsiasi genere, ok? Ma quanto questo margine umano è effettivamente presente nel film e quanto in realtà arricchisca questo dispositivo che è messo nelle chiavi, comunque, che io condivido, che avete detto voi, rischia di essere limitativo di un film, secondo me, più complesso, più dialettico. Cioè, c'è una dialettica fra questi personaggi e l'orrore, non è esclusivamente eseguo gli ordini. Non so come dire, voi che ne pensate? Vuoi andare tu, Dario? No, vai Giulio, vai. Ah, no, cioè, sono d'accordo, nel senso, il film non è sicuramente un film interamente riassumibile nel suo dispositivo, però quello che per me è fondamentale è proprio quello, nel senso che quando io scrivo che è un capolavoro contemporaneo, in realtà anche, come dire, non traducendo perfettamente la linea dei miei collaboratori, che sono sempre molto, perché, come dire, io ho dei collaboratori che hanno idee sul cinema anche molto diverse, contraddittorie tra di loro, però mi sono sentito di prendere questo, come dire, questa idea, appunto, di dire che è un capolavoro contemporaneo proprio però per le questioni del dispositivo, nel senso che anche quando tu citi la questione, ad esempio, della camera termica, ecco, lì io vedo un regista che viene dal videoclip, che ha sempre pensato a immagini che potessero essere sintesi di qualcosa, no? Il cinema, il videoclip è un'arte che in qualche modo ha a che fare, uno può dire, con gli spot, con le pubblicità, ma anche col cinema puro, no? Puro visibilista in qualche modo. E quindi, ad esempio, le immagini girate con la camera termica sono delle immagini, da un lato, che ci dicono che sono quasi dei negativi, no? E quindi che ci dicono che da un lato c'è quella che potrebbe essere denominata la banalità del male, oppure una consapevole banalità del male, tutto quanto, ma dall'altra c'è anche, come dire, il suo negativo, no? Cioè, delle persone senza nome, quasi senza forma, una bambina in questo caso, che cerca di aiutare gli abitanti del campo, no? E sceglie di fare queste immagini con le camere termiche, che in qualche modo sono il negativo delle immagini che noi vediamo abitualmente, quindi qualcosa che ci dice che è all'opposto, ma anche qualcosa che ha a che fare con il calore, no? Quindi quando dico che è un cinema in qualche modo didascalico nella scelta della sua estetica e dei suoi dispositivi, dico che in qualche modo trova la forma giusta e
come dire, anche elementare, no? Per far sì che le immagini parlino, no? Che ci dicano in qualche modo anche la loro etica, proprio con la loro, con quello di cui sono fatte. Poi sicuramente c'è un lavoro di scrittura che non è banale. No, beh, ecco, perché la sintesi di cui parli tu, io effettivamente pure la riconosco, però ecco, poi cioè non mi sembra che ci sia solo questo schieramento, per dire, su, tu hai fatto l'esempio giustamente della camera termica, della bambina che nasconde il cibo per i lavoratori, insomma, per quelli che fanno i lavori forzati. No, io non sto dicendo che il film sia riassumibile nella sua interezza in questo, no? Dico che quando tu mi chiedi perché è un capolavoro contemporaneo, io ti dico per questi motivi qua, no? Poi sicuramente, come dire, c'è una scrittura anche molto sensibile, comunque perfettamente coerente col dispositivo, per cui questi personaggi escludono il discorso della tragedia dai loro discorsi. Raccontano di continuo importanza dei dettagli della loro vita quotidiana, insomma, come dire, c'è anche una drammaturgia, se vuoi, da dramma borghese da quella parte lì, no? Cioè, esiste questa cosa qua, cioè non è che stiamo vedendo un film che non ha scrittura, non so come dire, il dramma di una persona che deve in qualche modo educare i propri figli con il marito che è sempre al lavoro, cioè ci sono tutte queste cose, sono scritte in una maniera che non è né parodica né satirica né come dire a modi berleffo, no? E sicuramente è pieno di queste, cioè il film è anche un film ovviamente ben scritto, però trovo che la sua straordinarietà e poi stia proprio in questa come dire, scardinante semplicità nella scelta dei dispositivi messi in gioco, no? Che è insieme all'elementare, didascalica e per questo molto contemporanea. Perché per esempio al didascalismo comunque è evidente di cui parli tu e che, con cui io sono d'accordo, si affiancano anche degli elementi di ambiguità, secondo me. Nel senso, il discorso, il finale, io andrei sul finale e poi lascio parlare Dario perché ho parlato troppo. Il finale che hai già descritto è che Rudolf Höss che guarda fuori campo e vediamo Auschwitz oggi è preceduto immediatamente dal suo tentativo di vomitare, in realtà neanche ci riesce, e subito prima da questa battuta ironica, agghiacciante, sul gasificare tutti i partecipanti alla festa in camere problematicamente alte, e dall'altra parte Sandra Hüller, che invece è gelida rispetto a questa cosa, le sembra quasi una battuta normale. E questo è uno dei tanti casi in cui si manifesta in realtà poi l'enorme differenza umana fra questi due personaggi, e che tra l'altro è molto diversa dal romanzo, ma questo è un altro discorso. Ecco, questo finale, secondo me, è dopo queste enormi didascalie diventa incredibilmente ambiguo, perché se da un lato ci si può vedere il, come dire, appunto, la musificazione della memoria, effettivamente il fatto che lo sta vedendo Hess, e quindi è il film che glielo sta facendo vedere in qualche modo, e lui guarda, ed è come se fosse un improvviso assegnargli la sua responsabilità storica, questo dire si reitererà il modo in cui ignoriamo l'orrore o non lo vediamo o ne godiamo soltanto di surrogati dell'orrore nella storia, nel presente come nel passato. Ecco, secondo me, come dire, questa dimensione è enormemente ambigua, perché poi io in realtà quel punto di vista sul presente lo leggo anche come in realtà è anche il nostro modo di ricordare, ed è inevitabile che noi ricordiamo senza vedere quell'orrore. È chiaro che ce ne sono anche contemporanei, però ecco, rispetto alla storia la nostra responsabilità non può passare dal vedere direttamente ciò che è accaduto.
E quindi è giusto che ricordiamo in questo modo e guardando delle immagini che sono poi le immagini degli allestimenti del museo di Auschwitz. Quindi lo vedo sia in tono polemico che in tono, come dire, alla fine che chiude un cerchio riflessivo anche paradossalmente positivo sul problema del ricordare. Per cui... Ma in realtà io sono completamente d'accordo con te, nel senso che cioè, la grandezza del cinema quando è grande è che non è che dà delle... non è che è per forza e sistematicamente a tesi, non so come dire, no? Cioè, questo è un film molto didascalico, ma ha anche degli elementi, innanzitutto, come dire, ha una dimensione sensoriale, fisica, esperienziale, comunque molto radicale, quindi non è una didascalia, come dire, di quel realismo un po' normativo che ti dice... devi pensare questa cosa qua, ma soprattutto il finale, come dici tu, come dire, è nell'associare due immagini tramite un raccordo di sguardo, e credo siano dei raccordi di montaggio più radicali della storia del cinema, cioè lì è evidente che Glazer, come in tantissimo del suo percorso, abbia in mente Kubrick e la famosa cesura tra l'osso e l'astronave di 2001, ma non perché, come dire, lì è semplicemente mettere insieme due immagini, no? Cioè, far vedere a Oz come sono i campi oggi, ma anche far vedere chi lavora in quei campi, no? Cioè, prima c'erano gli aguzzini, oggi c'è chi si occupa della memoria, no? È quasi un piccolo documentario wisemaniano quel piccolo inserto lì, e non credo che ci sia semplicemente una questione, cioè non è una questione polemica, è una questione, come dire, in cui si sommano tutta una serie di cose nel mettere insieme due immagini, no? Cioè, da un lato c'è guarda cosa è successo, dall'altra è metto Oz al cospetto della storia, l'altra ancora è, come dire, la memoria oggi non può essere che una vetrina di questa memoria, no? Una museificazione, uno spettacolo in qualche modo di questa memoria. E queste cose sono tutte insieme, non è che per forza di cose ci debba essere un giudizio di valore morale, no? È semplicemente un ritorno al futuro in qualche modo. Certo, dicevo che per quanto riguarda la dimensione umana e quindi tutta l'ambiguità che ne consegue, credo che insomma, una delle chiavi per capire il punto sia tutta la questione che è connessa anche col metodo con cui è stato girato il film, della quasi totale assenza di primi piani, ad esempio. Cioè il fatto che io, è vero che ho delle scene di vita quotidiana, è vero che c'è lo sviluppo dei personaggi, come diceva anche Marco, nel senso che ci sono delle dinamiche tra di loro, però è anche vero che Glazer evita tutta una serie di cose. Prima di tutto non riesco mai davvero a identificarmi con i personaggi, non li vedo mai troppo da vicino, che sarebbe stato anche un gioco facile, un esperimento alla Milgram, cioè quello di far sentire me il nazista, indifferente quanto loro, magari di giocare con lo spettatore al punto da farlo identificare col cattivo. Ecco, Glazer secondo me evita queste cose che in effetti sarebbero ancora più contemporanee, questi giochi un po' con lo spettatore. Evita anche però di presentare solo una telegrafica narrazione dei fatti, perché comunque i personaggi hanno dei momenti anche di turbamento tra di loro, il litigio tra Oz e la moglie perché lui deve essere trasferito lontano da Auschwitz e lei vuole rimanere lì, unica persona al mondo in quel periodo a voler rimanere ad Auschwitz, immagino, ma insomma ci sono tutti questi elementi, ma Glazer mi sembra che faccia un lavoro certosino per evitare una serie di soluzioni facili. Avrebbe potuto davvero buttarla, come diceva anche Giulio, sulla satira, sulla parodia, cioè l'idea di presentare questa famiglia felice che però vive accanto ad Auschwitz poteva essere tranquillamente trasformata in qualcosa che ridicolizzava il nazismo.
potevano poi farmi. È anche la strategia di Aris, no? Sì, cioè, esatto. Certo, sì. Certo. E poteva però anche farmi identificare con i nazisti, che sarebbe stato qualcosa di altrettanto crudele, o poteva evitare qualunque tipo di giudizio, cosa che fa, però comunque c'è l'intervento della regia, cioè prima faceva l'esempio con Dau, dove Krasinovsky rimane in disparte, qui invece non è così e non sono nel finale, avete citato anche le sequenze con la camera termica, eccetera. Quindi secondo me il lavoro è quasi scientifico per evitare di fare carne da macello, proprio di fare pornografia del dolore o di fare pornografia dell'orrore, e in questa maniera in effetti io assumo la quotidianità tragica degli eventi che ci sono, ne rimango un piede dentro e un piede fuori, e in questa misura mi rendo conto dell'orrore, ma non assumo su di me tutta la colpa. Cioè, non so come dire, c'è un modo di coinvolgere lo spettatore che però è intelligente, dico proprio questo termine, è intelligente perché evita appunto i giochi facili sul fatto che siamo tutti nazisti in fondo, eccetera, eccetera, anche perché ci sono dei personaggi che in un certo senso grazia, come la suocera di Oss che si rende conto e scappa via. Quindi secondo me un po' tutta questa dimensione umana e ambigua che si diceva è determinata anche dal fatto che c'è didascalismo, ma non c'è una tesi forte da far, una tesi quasi sullo spettatore, che è quello che fanno molti film sull'Olocausto. Ho avuto l'impressione invece che lui abbia il senso della tragedia in atto, che è una cosa non banale, e abbia il senso della misura in qualche maniera, che è una cosa non banale perché tutti i meccanismi che lui ha messo in piedi in questo dispositivo e che abbiamo definito contemporanei, postmoderni o quello che volete, potevano essere tranquillamente utilizzati per giocare in qualche maniera, in maniera crudele con lo spettatore. Questa è stata un po' la mia, e lui ha evitato di farlo. Questa è stata l'impressione per me molto, il senso etico, nel senso proprio di etica dello sguardo che ha questo film, a mio parere. Non so se insomma sei d'accordo su questa cosa. No, ma mi sembra tutto molto giusto, cioè non ho nulla da dire in contrario, anzi mi sembra una descrizione molto accurata. Devo dire che a costo di ripetermi, secondo me la questione del modo in cui lui sceglie di filmare è però appunto la questione cruciale, nel senso che certo, non bisogna nemmeno dimenticare, appunto in realtà lo dicevate prima, in apertura, che noi non vediamo che cosa succede nei campi, ma lo sentiamo in una maniera, diciamo, se vogliamo, molto stilizzata, se vogliamo anche, come dire, con una retorica audio, direi. Campionata, quasi. Una retorica uditiva anche, se vogliamo, banale, no? Cioè, la colonna sonora di Mica Levi che fa risuonare in qualche modo tra l'industrial e la, come dire, una musica un po' scomposta e concreta, l'inferno, no? Però appunto proprio questa cosa, tu prima parlavi della questione, cioè ricitavi un testo, come dire, importante come L'alieno e il pipistrello, secondo me, come dire, questo da un lato c'è una questione che è, come dire, certo lui non fa, diciamo, non rappresenta la tragedia tramite le immagini, ma comunque la rappresenta tramite il sonoro, no? E questo cosa gli consente di fare? Gli consente non di escludere il fuoricampo, non è semplicemente un nero, ma in qualche modo di dargli una forma, no? Probabilmente se oggi qualche teorico sulla rappresentabilità dell'Olocausto si scontrasse col film di Glazer, come sicuramente capiterà, perché il film come dire, nel discorso a pochissimo, forse potrebbe avere
ripensamenti, no? Su questa opera di stilizzazione della tragedia, non a livello visivo, ma a livello del fuoricampo, a livello uditivo, scusate. Ma questo comunque permette al film di concentrarsi, come dire, sul fatto che il fuoricampo non è semplicemente assente, non è semplicemente un al di là, ma è qualcosa che c'è, che fa rumore, e che non è rappresentato, no? Infatti molto spesso il fuoricampo è su dei colori monocromi, no? Il rosso, il nero, immagine di Oz che diventa bianca in quella nebbia che è una sorta di dissolvenza al color bianco, eccetera, eccetera. Cioè, a me sembra veramente che questo film sia un film che, come appunto citando anche la linea di Pipistrello, racconta in qualche modo un'autoriflessione sulle immagini, no? In realtà, se non ci fosse quella cosa lì sonora, non so se riesco a spiegarmi, se non ci fosse quel fuoricampo sonoro lì, forse, e quell'immagine mancante, che però è un'immagine in tutto e per tutto, che è quel nero, quel rosso, quel bianco, mi sembra che con questo escamotage Glazer ci faccia riflettere sul peso e il linguaggio di ogni immagine, no? Il reality show gli serve per parlare di una realtà che pensa esclusivamente a se stessa, e la scrittura dei personaggi in qualche modo ribadisce questa cosa. L'immagine del negativo della camera termica gli serve per dire: possono esistere persone che ragionano in negativo e che hanno un calore in queste immagini. L'immagine del fuoricampo di Auschwitz oggi gli serve per portare il personaggio nella storia, per farci riflettere su come ricordiamo oggi, per farci riempire, no? quel salto temporale di queste due immagini messe insieme. Trovo che questo sia un film proprio sul peso delle immagini, cioè per me è fondamentale questo film perché in un'epoca in cui governa il visuale, no? Io insegno anche all'università e a me sembra molto spesso che io non ho mai visto delle persone come i miei studenti essere tanto in grado di produrre immagini belle, immagini come dire, che colpiscono. Glazer fa una cosa completamente diversa, cioè riduce l'immagine alla sua funzione di dispositivo, no? Il calore è l'immagine termica, il Grande Fratello ci dice che da quell'immagine non si esce, l'immagine monocroma è il non visibile, no? Cioè è proprio il peso, il senso di un'immagine basilare, e per me è questo che mi fa un capolavoro. Probabilmente se questo film fosse uscito in un altro periodo storico, con un'altra ecologia delle immagini, non avrebbe avuto il peso che ha oggi. Sì. E tutto quello che dite sulla scrittura, secondo me, è vero, però io continuo a pensare che, cioè non però, ma io continuo a pensare che, cioè non è che c'è un'avversativa, continuo a pensare che questo film sia un grande film di riqualificazione del senso di un'immagine, anche in maniera... Probabilmente una persona, e tra l'altro molti miei collaboratori che hanno un senso del cinema, ma diciamo più novecentesco, secondo delle linee e delle teorie e un pensiero sul cinema come arte più alto, trova queste immagini kitsch, banali, pubblicitarie, ma è proprio in questo loro essere kitsch, banali, elementari, pubblicitarie, tutto quello che volete, che trovo la grandezza di questo film. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente. Sì, no, ma io sono molto d'accordo. Io volevo aggiungere una cosa, scusa, perché pensando a tutto quello che avete detto, io stavo pensando anche un po' alla questione dell'adattamento che ha fatto Glazer rispetto al romanzo di Amis, perché è una cosa che c'è nel romanzo e che è, diciamo, intraducibile a livello cinematografico, è la questione del... cioè in realtà è intraducibile anche a livello di scrittura, però diciamo che con la scrittura si riesce a capire, a sentire molto, è la questione dell'odore. Perché
nel romanzo di Amis viene sottolineato più volte la questione dell'odore che diventa nauseante lì stando vicino al campo di concentramento, cioè i personaggi ne escono nauseati da questo odore. E secondo me Glazer è riuscito a trasporre questa cosa qua in maniera molto interessante, proprio attraverso sia il suono, come già è detto, ma anche attraverso appunto sì, le immagini, il fatto che gli effetti di questa tragedia in atto si vedono attraverso sia i suoni e sia riflessi e effetti di quello che sta avvenendo all'interno del campo, in particolare il fumo, cioè il fumo che, che in qualche modo ingloba i personaggi poi in quell'unico primo piano di fatto all'interno del film, che è quello in cui Oz si trova all'interno del campo e viene a un certo punto inglobato dal fumo e lui scompare in una dissolvenza sostanzialmente all'interno di questo fumo, che è un po', secondo me, la traduzione a livello visivo di questo odore opprimente, e che è, cioè, io in quel momento lì, quando ho visto il film, ho avuto un po' un senso di malessere, anche perché poi è accompagnato non solo dai suoni del campo, degli spari, delle urla dei tedeschi che minacciano, e poi anche dalla colonna sonora, appunto, che amplifica il tutto e rende il tutto ancora più opprimente, più da film dell'orrore, ecco. E secondo me questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché è proprio difficile, cioè non è difficile, è proprio impossibile al giorno d'oggi trasporre il senso dell'odore, no? E invece secondo me in qualche modo lui ci è riuscito. Sì, sì, cioè l'ho sostituito con qualcosa, sì, che effettivamente al cinema ha senso. Sì, sì, da ottima osservazione. Avremmo anche potuto impostare, volendo, l'intera puntata sulle le differenze tra il libro e il film. E, però, insomma, diciamo, se non andiamo troppo lunghi possiamo anche chiudere qui. E se nessuno altro da aggiungere, annuncio anche che in realtà l'intera settimana forse sarà dedicata alla zona di interesse, perché abbiamo uno special un po' particolare che poi vedrete. E niente, grazie Giulio moltissimo per la tua partecipazione. Grazie a voi, ragazzi.